Ciao a tutti, io mi chiamo Sergio Marchisio e faccio parte del Colorificio Gazzara. In particolare mi occupo di tutto quello che è la parte tecnica commerciale del settore legno. Stasera parleremo della riparazione o stuccatura del legno, sia del legno grezzo che e poi anche già della riparazione magari già del legno verniciato. Stuccatura del legno grezzo la possiamo fare con diversi tipi di stucco, stucchi catalizzati, stucchi monocomponenti all'acqua, stucchi monocomponenti in base solvente, come quello che useremo stasera. Questo è uno stucco monocomponente in base solvente, molto rapido in essiccazione, contiene al suo interno una certa quantità di polvere di legno che fa sì che lo rende abbastanza elastico e che prenda facilmente il colore. È già disponibile una serie di colori molto ampia, partiamo da tinte molto chiare per arrivare anche a delle tinte molto molto scure e a seconda del tipo di legno e della colorazione finale che vorrò ottenere andrò ad usare quello che più si addice. Cosa posso stuccare con queste tipologie di stucco? Quando si parla di stuccare il legno, si parla comunque sempre di stuccature di piccole crepe, come possono essere queste qua, oppure piccoli nodi, crepe che non devono superare comunque i 2 mm di larghezza, perché se mi ritrovo con delle crepe del genere, andare con uno stucco che sia monocomponente o bicomponente catalizzato lo possiamo fare, ma durerà molto poco perché comunque gli stucchi una volta induriti sono molto molto duri e per niente elastici, e invece il legno tende a muoversi. Si dice che il legno è vivo, il legno è morto stecchito. Però comunque è molto sensibile all'umidità, ai cambiamenti di temperature e quindi si muove. E se io vado a stuccare una cosa del genere con uno stucco, come dicevamo prima, monocomponente o bicomponente di questo genere, se il legno si muove comunque tornerà a vedersi la crepa. Se uno vuol fare di queste stuccature ci sono dei prodotti apposta che magari vedremo poi in un altro momento. Quindi torniamo al nostro legno da stuccare. In questo caso abbiamo un legno di rovere e io ho preso questo stucco, anche lui più o meno di una colorazione rovere. Sono tutti barattolini piccoli. Il fatto di essere monocomponente è molto semplice da usare, non devo star lì a mescolare componente A con componente B. E magari metto troppo catalizzatore, ne metto troppo poco. Questo e gli do solamente una piccola rimescolata. Prendo il prodotto, lo metto sulla mia spatola. Devo sempre ricordarmi comunque di chiudere la scatolina perché è molto rapido in essiccazione, quindi se la lascio aperta tenderà a seccare molto molto velocemente. Quindi una volta che l'ho mescolato un pochettino, faccio questa operazione qua. Vado con la mia spatolina, come in questo caso che può essere di plastica oppure può anche essere di ferro, vado a riempire quelle che sono le crepe che ci sono sul legno. Voilà. Ok, le nostre stuccature sono state fatte, un pochettino qua, in modo. Adesso non ci resta che aspettare che sia asciutto e procediamo con la carteggiatura. Carteggiatura dello stucco, andremo a farla con una grana abbastanza grossolana, quindi può essere una grana 100-120 al massimo, e procediamo in questo modo qua. Vado a carteggiare tutto dove è stato applicato lo stucco in modo da
lasciarlo proprio solo all'interno delle fessure che erano presenti. Voilà. Adesso non ci resta che procedere con la colorazione del legno e poi la verniciatura, oppure possiamo andare a fare un legno naturale, possiamo tranquillamente andare direttamente con la vernice. Bene, prima abbiamo visto la stuccatura sul grezzo, ora invece andiamo a vedere la riparazione su mobili o altri manufatti all'interno che sono rovinati, ma già una volta che sono verniciati, come in questo caso siamo andati a simulare magari un colpo, è caduto qualcosa, ha sbeccato il mobile, l'ha rovinato e devo andare a fare la riparazione. Qui è un po' più complicata la cosa, perché mentre sul grezzo io scelgo uno stucco che possa andare più o meno bene, poi comunque vado a poi a dare una tinta sopra molto spesso, quindi lo stucco prende la tinta e riesco a pareggiare il tutto. In questo caso invece io il mobile ce l'ho già, è già colorato, quindi devo andare a scegliere la mia candeletta. Anche qui ho un sacco di colorazioni per quel che riguarda queste candelette di cera per fare le riparazioni, però diventa è un po' più difficile trovare la tinta giusta, quindi questa riparazione va fatta con le dovute cautele. In questo caso io ho preso una candeletta che come colore penso sia abbastanza bene. Queste sono delle candelette di cera che devo magari ammorbidire un pochettino, magari plasmandole un pochettino così con le dita, dopodiché vado a fare il mio intervento. Allora, una volta che, come dicevo prima, ho ammorbidito un po' la cera, ne taglio via un pezzettino col cutter, facendo attenzione a non tagliarmi le dita e a non rovinare di più quello che è la base del mio mobile, che ahimè è già rovinata, e in questo modo cerco di riempire il più possibile quello che è stato buttato via e che è stato rovinato prima. Quindi in questo modo poi magari mi aiuto anche con la spatolina, cercando di far entrare il più possibile il prodotto all'interno, e una volta fatto questo con la spatolina in questo modo vado ad asportare via tutto quello che è il di più. Eccoli, il mio buco è riparato. Il colore, come vedete, non è preciso identico, però meglio avere questo che magari vedere tutto il legno sbeccato e vedere il legno sotto. Possiamo lasciarlo così, o al limite si può andare a dare una piccola verniciata con una bomboletta spray trasparente, più o meno che sia uguale lo stesso gloss di quello già esistente, e la mia riparazione rimane fatta. Quindi abbiamo visto i prodotti, lo stucco, questo per andare a stuccare il legno grezzo, le piccole crepe come vediamo qua, i piccoli nodi. Comunque, come detto all'inizio, quando vado a stuccare il legno, le fessure, le crepe che vado a stuccare, non, se uso questi tipi di stucchi monocomponenti o bicomponenti, non devono superare i 2 mm di larghezza per poter fare un bel lavoro e che duri anche nel tempo. Quindi questo è lo stucco che abbiamo visto in prima battuta, e queste invece sono le candelette di cera per andare a riparare i danni sui mobili già verniciati, sia per quel che riguarda lo stucco sia per quel che riguarda le candelette. Abbiamo, come avevo detto prima, una gamma di colori molto molto ampi. Queste sono le candelette e queste invece sono le colorazioni, tutte le colorazioni che abbiamo degli stucchi per il legno grezzo. Grazie per la vostra attenzione,
alla prossima puntata.